sono l'ultimo fan di Briatore, però c'è poco da fare. Briatore ha ragione. In questo paese la burocrazia blocca tutto. E io stesso ho i brividi a dire nella stessa frase Briatore e ha ragione. Però è vero. Prova a costruirti un aeroporto sotto casa. Non ci riesci, non te lo fanno fare. Servono un sacco di permessi. Che per carità, le regole, se giuste, sono importantissime. I permessi sono giusti, ci vogliono, e anche i controlli. Però spesso si trasformano in qualcosa di kafkiano. In pratica una grossa montagna di cafcate. Quindi aveva ragione Balzac, uno scrittore francese dell'Ottocento. Lui diceva, la burocrazia è un gigantesco meccanismo azionato da pigmei. Che grande Balzac. Gigantesco meccanismo azionato da pigmei. Compilare il modulo, stendi i regolamenti, manda la carta da bollo, aspetta il permesso. Non se ne può più. La burocrazia è un alibi che funziona sempre. Se ci fate caso, tutti i politici che non hanno fatto quello che avevano promesso danno sempre la colpa alla burocrazia. Tutti, tranne lui. Vincenzo De Luca. Qua è con il modellino di Crescent, un lussuoso residenziale sul lungomare di Salerno. E qua De Luca sembra Godzilla. E ha paragonato il Crescent a una modesta piazza. La Repubblica aveva scritto De Luca, la piazza del Crescent, come San Pietro. Per fare il Crescent, De Luca ha sfidato tutti. La burocrazia, le case, le cause, i ricorsi. E guai a chi li tocca il Crescent al Godzilla partenopeo. Perché il Crescent di Salerno dà lavoro a un sacco di persone. Cazzo. A report, ai giornalisti che fanno i servizi sull'impatto ambientale, agli ecologisti, a Italia Nostra, ai tribunali e ultimamente anche a Concita De Gregorio, con la quale De Luca difatti si è incazzato come una iena, che ha intervistato un po' di gente a Salerno. Ha intervistato anche Teresa De Sio, la famosa cantante, che ha detto che per colpa del Crescent, sua madre, dalla finestra di casa, non vede più il mare. Da quel momento De Luca ha schiumato rabbia contro Concita De Gregorio, Teresa De Sio e pure sua madre di Teresa. Attualmente quindi De Luca ha 3 nemici. La burocrazia, Concita De Gregorio e le De Sio, madre e figlia. Però diciamolo, De Luca in realtà ha sempre nemici nuovi. Basta guardarlo un attimo per scoprirne un po'.